Ciao amici di Music Off e benvenuti. Vita da professionisti. Oggi che avete in mano, perché vorrei parlarvi della mia visione dell'accordatura, cioè l'accordatura melodica armonica. Credo che sia importante percepire per noi batteristi che comunque noi suoniamo all'interno di un pezzo il secondo e il quarto quarto, no? Con il rullante per esempio. Quindi per l'attenzione all'intonazione è fondamentale. Percepire che siamo nella canzone e non chissà dove. Io ho avuto questa esperienza, pensate, stavo registrando Sei grandi di Neck, suppongo il 95, e la minore il pezzo, quindi io avevo questo ride molto bello, suono, poi vedo che il fonico la notte continua, sa lì che cerca di togliere degli armonici, no? Non in tonalità, ma poi la mattina dopo ho detto, senti cortesemente, vai a prendere un altro ride più vicino al pezzo. Io lì sono tornato in studio, ho rifatto il take e poi sono tornato a casa e ho detto mamma mia, devo assolutamente fare attenzione a questo dettaglio molto importante. E da lì ho fatto un percorso, chiaramente. Quindi il mio consiglio di base qual è? Proprio la percezione che noi possiamo passare dalla betulla all'acero, possiamo cambiare le pelli, possiamo prendere delle misure particolari, possiamo fare quello che vogliamo nel nostro set, ma sicuramente poi da quello che ci passa per la testa o ci passa nel cuore a quello che arriva sul tamburo ci deve essere una connessione perfetta, anche proprio di accordatura, di modo che comunque si amplifichi una sensazione all'interno di una canzone. A me piace molto per esempio il suono tum. Per ottenerlo che cosa faccio? Se trovo una battente in tonalità su un tom, per esempio, la risonante la accordo una quarta sotto. Chiaramente nel pop rock, se dovessi fare jazz, farei tutto un altro tipo di accordatura, sarei molto più in alto. Quindi, raccomandazione importante, percepire che siamo musicisti, primo, percepire che siamo all'interno di una struttura armonica, melodica, e adattarsi velocemente, perché poi nel nostro mestiere si può arrivare su un palco e trovare una batteria magari noleggiata. Mi ricordo in Guatemala, a proposito, arrivammo in tour mondiale con Neck, credo nel 98, e trovai una batteria non professionale, anzi tutt'altro, e quindi la cassa non suonava, e non aveva basse, un rullante, un disastro. Ma a proposito della cassa, mi ricordai il consiglio che mi diede un fonico molto bravo dell'RCA, che era quello di mettere un mattone. Allora subito fuori a cercare un mattone, poi l'ho messo nella coperta, l'ho messo nella cassa, ho tolto la pelle risonante perché non aveva nessuna funzione, e comunque aggiungendo del peso, della massa all'interno di questa cassa di risonanza, si è fermata, è scesa un pochino di intonazione e quindi avevamo comunque un suono decente. Ecco, tutte queste cose sono cose praticamente che sono nate sul lavoro, durante proprio le esperienze vere, no? Ecco perché voglio parlarvene così a voi, magari spero che vi possano essere utili. Quindi che ho fatto? Ho distrutto l'accordatura. Proprio l'ho buttata a zero, come se avessimo appena comprato una batteria. E quello che farò è cercare di simulare l'arrivo su un palco, e per essere ancora più vicino a quello che è il concetto di armonia, accordatura armonica e melodica, sempre rispettando, mi raccomando, no? Gli armonici, diciamo, i tiranti da specchio, no? Per quanto riguarda proprio la ricerca dell'intonazione, rispettare comunque il brano. Quindi ho scritto una base con La minore e Do maggiore, quindi accordo maggiore e relativo minore. Analisi, diciamo, strutturale. Abbiamo comunque il Do, che è in comune per tutti e due gli accordi, il Mi, poi abbiamo il Sol, che è la quinta di Do maggiore, e abbiamo La, che è la tonica di La minore, ma è anche la sesta di Do. Quindi adesso sarà interessante vedere come il mio orecchio, così istintivamente, si adatterà a questa base e velocemente cercherò di arrivare a un'accordatura in armonia e melodia. Io vi ringrazio e ci vediamo molto presto. Vita da professionisti.